Di regionalità. Sono Angelo Sino, nato a San Giuseppe Iato il 25 aprile del 44. Senta Sino, lei nella sua qualità di imputato di reato connesso ha facoltà di non rispondere alle domande. Lei intende rispondere oppure avvalersi di tale facoltà? Non intendo avvalermi di tale facoltà. È presente il suo difensore di fiducia, avvocato Alfredo Galassi. Sì. Il pubblico ministero può procedere all'esame. Signor Sino, sì. Lei ha mai fatto parte di Cosa Nostra? No. Per dire, non ho fatto mai parte ufficialmente di Cosa Nostra, cioè non sono stato punciuto, cioè non facevo parte di Cosa Nostra in maniera ufficiale, ma ero vicino alle organizzazioni criminali mafiose. E quindi... Che tipo di rapporti, in maniera sintetica, almeno inizialmente, ha avuto con questo mondo mafioso? È stato un problema familiare, perché da parte di mia madre era la famiglia Celeste. Celeste erano dei mafiosi di San Cipriello. Mio nonno era mafioso ed è stato ucciso nel 1921. Ero molto vicino a mio zio Salvatore Celeste, mio prozio, e praticamente che non aveva figli. Lo seguivo spesso nelle sue così, andate, sia in Calabria che in Sicilia, dove conosceva un sacco di esponenti del mondo mafioso, essendo stato ristretto per parecchi anni in parecchi penitenziari italiani. Scusi un attimo, signor Sino, prima di andare avanti. Suo nonno come si chiamava? Mio nonno era Peppino Celeste. Peppino Celeste è stato ucciso nel 1921 per questioni inerenti. Anche allora c'erano problemi di mafia e di politica. E il suo prozio? Il mio prozio era Salvatore Celeste. È stato per molti anni il capo della famiglia mafiosa di San Cipriello ed era, al di là di questo, era un personaggio che aveva un carisma notevole, praticamente era universalmente, era quasi una leggenda, perché aveva fatto delle azioni eclatanti prima degli anni di Mori. Quindi... Il prefetto Mori. Parliamo del prefetto Mori. E per cercare di datare nel tempo questa sua frequentazione con Salvatore Celeste, in che anni siamo? Dagli anni 50 in poi, perché anche da ragazzino, proprio da bambino, mi portava con sé spesso in situazioni tipo... Andate in provincia di Caltanissetta, andate a Catania, andate un po' dovunque, perché praticamente era senza figli e così mi portava, era molto affezionato a me. Ed allora in questo periodo, attraverso questo Salvatore Celeste, lei chi ha modo di conoscere? Ma un po' tutti quelli che erano gli esponenti della vecchia mafia, da Genco Russo a uno che chiamavano il Farfareddo di Mussomeli, era un personaggio abbastanza noto, non so il suo cognome. Poi conosco anche... Vuole ripetere questo nomignolo, lo vuole ripetere? Farfareddo. Un Farfareddo. Prego. Era praticamente questo un personaggio molto noto della provincia di Caltanissetta. Conosco anche Ciccio Madonia, intendo il padre di Giuseppe Piddo Madonia, anche lui di Caltanissetta. Conosco Peppe Sette Case, conosco
un po' tutta quella che era la vecchia mafia di Trapani, Salvatore Mancino, I Puccellato, Totò Minoghe, e un po' via dicendo. Diciamo che anche su Catania, Orazio Nicotra, il cosiddetto Orazio Calcarazza, e poi chi c'era? I Tusa che andavano, che avevano di Borgo Libertinia, e pure Mineo di Bagheria, insomma tutti quelli che per anche erano coetanei di mio zio, e qualcheduno che stava per affacciarsi a livello del mondo mafioso. Poi ho conosciuto mio zio. Un attimo soltanto, mi scusi. Sì, prego. Intanto, per quale motivo suo zio, se lei lo ricorda, se lei era in grado di capirlo o di sentirlo dire, aveva questi rapporti così ampi, così diffusi con questi esponenti mafiosi siciliani? Perché... Che faceva suo zio, a parte che essere il rappresentante della famiglia di San Cipirello? Ma praticamente mio zio era un collegamento tra varie situazioni palermitane, anche situazioni con le altre province. E io penso che lui era molto legato a quelli che erano i vertici di Cosa Nostra. Lei deve raccontare fatti. Il penso non esiste, il credo non esiste, quindi se le risultano fatti, allora lei racconta, ma le sue opinioni non ci interessano. Benissimo. Questo così fin dall'inizio. Benissimo. Benissimo, signor Presidente. E allora dicevo che mio zio conosceva questi esponenti con cui aveva il rapporto, perché io, pur essendo di giovane età, anche piccolo, vedevo che lui portava delle ambasciate, si riunivano, chiaramente per me questo lo metteva ai vertici di Cosa Nostra, di allora. Senta, è un altro passaggio. Finora ha parlato di questi rapporti tra suo zio Salvatore Celeste, sì, e personaggi, diciamo, non palermitani. Sì. Invece, nel palermitano e nello specifico, quali personaggi, quali persone lei ha conosciuto per il tramite di questo suo zio Totò Celeste? Sì, ho conosciuto Tano Filippone, ho visto una volta, mi viene un vago ricordo, Gaspare Ponente, ho visto tale Accardo, e soprattutto mio zio aveva una devozione per Paolino Bontade. Chi era Paolino? Paolino Bontade era l'allora capo, dico io capo perché era capo della mafia di Villa Grazia, e praticamente padre... Villa Grazia di dove, mi scusi? Villa Grazia di Palermo. Di Palermo. Villa Grazia di Palermo, padre di Stefano Bontade e di Giovanni Bontade. Praticamente questo signore era un signore che aveva un aspetto un poco particolare, era obeso, pesava un sacco di chili, per cui praticamente quando si muoveva con uno scappacavalli, che era una specie di carrozzino con, tirato da un cavallo, ed era un personaggio molto molto particolare. E in questa occasione io ho conosciuto già da piccolo Bontade Stefano Bontade, che era però più grande di me, ero più piccolino, però poi essendoci rivisti abbiamo legato e abbiamo avuto un particolare modo di stare per molto tempo insieme. Quindi quando lei conosce per la prima volta Stefano Bontade, la vostra rispettiva età approssimativamente qual era? Ma guardi, Bontade doveva avere intorno ai 18-19 anni, io molti di meno. Addirittura penso che aveva pantaloncini corti, per cui evidentemente 12-13 anni, a questo livello. Non so se
la differenza sia anche maggiore. I luoghi di queste frequentazioni con il vecchio Paolino Bontate o con il giovane Stefano Bontate, sì, dove erano? Erano a Villa Gazia, dove loro avevano una proprietà bellissima, con un giardino, con un agrumeto arabo, splendido, eccezionale, dove il Paolino, Don Paolino, riceveva dei personaggi che venivano da ogni parte della Sicilia e non solo dalla Sicilia, e praticamente aveva questa specie di corte a livello della, proprio generale, cioè a livello di tutta, quasi tutta Palermo. Ho visto lì personaggi di tutta Palermo. La cadenza di questi vostri incontri, ma almeno, com'era? Almeno una volta al mese mio zio Salvatore Celeste si recava dal Bontate. Lei mi dirà, dice, ma perché, visto che suo zio era importante, non si recava anche il Bontate dal Celeste? Il fatto era che, come ho premesso, Bontate era obeso. Bontate Don Paolo era obeso, per cui aveva delle difficoltà a muoversi, per cui evidentemente c'era più un andare di mio zio a Villa Grazia che un andare di Don Paolino a San Cipriano. Forse penso che non ci andò mai. Comunque quello che aveva una vera venerazione per mio zio era Stefano Bontate, con cui avevano motivi di, non lo so, di affinità, si volevano bene, lo stimava moltissimo. Quindi lei ha già fatto un cenno alla vostra, al rapporto che si instaurò tra lei e Stefano Bontate, credo in un momento successivo. Vuole ritornare su questo punto, vuole chiarirmelo? Scusi, dottore, vuole spiegarmi meglio la domanda? Cioè, lei ha già detto di avere conosciuto, da quando eravate giovani, Stefano Bontate, sì, giusto? E poi credo che in una sua risposta ha fatto cenno ad un rapporto, sì, migliore o più, sì, intenso, sì, che si instaurò tra lei e Stefano Bontate. Sì, certamente io ricordo che proprio loro avevano una bellissima proprietà quasi sulle sponde del vallone del Loreto. Forse fu lui che mi insegnò a sparare, intendo però sparare per caccia. Avevamo delle affinità, eravamo molto legati perché avevamo degli hobby, ci piacevano le belle macchine, gli piacevano le armi, sto parlando delle armi di tipo particolare, armi per il tiro al volo. Successivamente io ebbi modo di legarmi ancora di più con Stefano Bontate quando ci fu il processo di Catanzaro. Quindi siamo in che epoca? Siamo, mi pare, intorno alla seconda metà degli anni 60. Io mi ero fidanzato con la mia attuale moglie, Carmela Bertolino, il cui padre era anche lui praticamente indagato, cioè stava per subire questo processo di Catanzaro. Come si chiamava? Bertolino Giuseppe. Bertolino Giuseppe. Bertolino Giuseppe, Peppino Bertolino, che aveva un'importanza notevole anche nell'universo di allora di Cosa Nostra, pur essendo una partecipazione a Cosa Nostra o Bitorto Collo. Comunque, dicevo questo, che io ho avuto modo di rivedere con maggiore, cioè praticamente ci siamo rivisti a Catanzaro, a Palermo, altre volte, ma comunque abbiamo legato di più a Catanzaro in quanto c'erano difficoltà di raggiungere Catanzaro. Si poteva raggiungere allora o col treno o con la macchina, ancora non c'era neanche l'autostrada, era solo per un piccolo tratto e poi si doveva fare tutta la strada fino a Catanzaro. Allora io spesso e volentieri andavamo assieme, perché io ne accendavo con la macchina, avevo un 124 Sport e con questa macchina
andavo con mia moglie, con mia suocera, spesso ci accompagnavamo con lui, alle volte prendevamo il treno e stavamo lunghe con ore. Con lui e Stefano Bontade? Sì, con Stefano Bontade. Stavamo lunghe ore a parlare e a disquisire, sempre i nostri argomenti principali erano le armi e la caccia. Ritorneremo un attimo su questa vicenda. Sì, ma Stefano Bontade era imputato nel processo di Catanzaro? No, era imputato il padre, non lui. Quindi se ho ben capito, il padre e suo suocero sì, intanto. Sì, il padre e mio suocero, e poi c'erano anche altri esponenti della loro, chiamiamola famiglia mafiosa, altri esponenti della zona, della loro, chiamiamola famiglia mafiosa, altri esponenti della zona, c'erano Cicchiteddo, c'era un sacco di gente. Per senta, cui... sì. Cicchiteddo, ecco, per Greco. Il verbale, Greco? E non me lo ricordo il nome, comunque era Greco, il fratello Totò l'ingegnere. Ho capito. Prima dicevo di parlare di Catanzaro, del sì. processo di Catanzaro. Sì. Lei stava facendo un excursus, diciamo, delle conoscenze che aveva acquisito nel mondo mafioso palermitano, perlomeno la domanda iniziale mia era stata questa, attraverso suo zio e la frequentazione che suo zio aveva con la famiglia Bontade. Sì. Ecco, chi conosce in questo periodo e poi vediamo se ci sono delle domande. E praticamente conosco Gaspare Ponente. Lei ha già fatto i nomi di sì. Tano Filippone, di Gaspare Accardo. Ponente e di un tale D'Accardo o Accardo. Sì, poi ci conosco Nene Castro, conosco il Di Carlo, il famoso capitano Di Carlo. Conosco... Di dov'era questo Di Carlo? Eh? Di dov'era questo Di Carlo? Corleone. Di Corleone. Di Corleone, poi chi conosco? Conosco Vincenzo Catanzaro, inteso il Borbone, che era un esponente mafioso di Ficuzza, però apparteneva alla famiglia di Corleone. Conosco della gente di tipo i Teresi. Conosco ecco dei Teresi chi conosce sì. Ma conosco i Teresi, sono praticamente per essere tutti cugini e parenti tra di loro, hanno tutti gli stessi nomi sì. Per cui addirittura questi c'era erano Teresi di dove? Teresi sempre della zona di Villa Grazia e praticamente poi conosco Scitarda, i Teresi di Villa Grazia e conosco Giovanni inteso Vanni Nè, perché c'era poi un altro Giovanni inteso il Pacchione, c'erano diversi di questi, conosco anche Motisi, poi gente del i Greco, Michele Greco, suo fratello Totò il Senatore, insomma quasi tutti quelli che erano, conosco anche Buscemi che aveva una particolarità, aveva avuto qualcosa alle corde vocali, per cui parlava con un microfono. Buscemi? Non me lo ricordo, era, forse penso che sia parente o addirittura padre di Totò Buscemi. Cioè di Salvatore Buscemi vivente? Sì, sì, che era praticamente stato ristretto con me nel carcere della Sinaia. Ho capito. Senta, in questo periodo ha modo di conoscere per caso Gioacchino Pennino Senior? Sì, praticamente Gioacchino Pennino Senior era anche un personaggio che conosceva sempre mio zio, perché è un coetaneo, e praticamente è un personaggio un po' particolare, perché mio zio lo vedeva molto bene, perché in quanto lo definiva giocatore, cioè era uno che si occupava molto di gioco. Mi scusi, sì. Stiamo parlando, lei intanto Gioacchino Pennino quanti ne conosce? Io conosco Gino Gioacchino Pennino,
l'attuale collaboratore di professione medico analista, e poi conoscevo questo Gioacchino Pennino in quanto frequentava sia il tiro a volo sia il, dei circoli dove si giocava a Palermo. Quindi io le ho chiesto di Gioacchino Pennino senior, senior il vecchio. Intanto lei sa se vi erano, se vi era un rapporto di parentela fra Pennino senior e Gino Pennino? Non lo so esattamente, ma lui lo chiamava mezzio con molto rispetto. Lui chi? Gino Pennino, Pennino, il dottore, il l'analista. Lo chiamava Gino, ma con molto rispetto, con altrettanta devozione, pari alla mia che avevo nei confronti di mio zio Turiddu, Salvatore Celeste. Per chiarezza, la domanda era su Gioacchino Pennino senior. Lei sì, stava dicendo, stavo dicendo non, che mio zio faceva cenno al fatto che questo fosse un giocatore. O sì, comunque, cioè praticamente, però mi scusi, non è che fosse, bisogna dire che mio zio Salvatore è un po' quacquero, per cui si occupava, sì, praticamente non era molto ligio a quelle che erano le regole. Diciamo, essendo lui giocatore magari che si giocava in effetti per davvero, ma mio zio non lo ammetteva queste cose, per cui evidentemente lo guardava un poco le cose, ma devo dire che aveva un carisma e uno spessore mafioso notevole, perché l'ho visto spesso in riunioni anche con esponenti di alto rango della mafia, quale Pido Tenente. Vito Tenente sarebbe il padre di Michele Greco, e praticamente si incontravano spesso, anche mio zio ci andava spesso a queste riunioni. E c'era... dove avvenivano queste ma riunioni? Guardi, venivano in una cava che era tra Gibirossa e Ciaculli, tra Gibirossa e Croceverde. Questa però cava era di proprietà dei Teresi, che sempre... dei Teresi che lei ha già sì, nominato. Sì, questo Vanninè è morto, poverino, per un tumore negli anni 70, nei primi anni 70. Questo era un personaggio di notevole spessore mafioso, addirittura... Mi scusi, non prego. Continui sul... non apra una parentesi. Sì. Stava parlando sì, di questi incontri che avvenivano in questa cava. Sì, in questa cava. Quindi cosa stava dicendo di questo incontro che l'aveva colpito? Di questi sì, incontri? Mi avevano colpito questi incontri perché il Pennino, benché intiso giocatore, frequentatore di circoli dove si giocava, frequentatore del tiro a volo, parlo del betting, il betting era dove si giocava, al tiravolo, dove si scommetteva, per cui chiaramente sempre c'era questa situazione, però era tenuto in grandissima considerazione sia da mio zio che dagli altri. Ecco, Stefano Bontate o anche, suo padre Paolino Bontate anche lo teneva, sì, lo avevano tranquillamente, perché mi ricordo che sia il Gino che questo signore e stavano sempre dentro il betting del tiro. Io una volta entrai in questo posto e mi hanno detto esci immediatamente, anche io mi piccai un poco, mi sono quasi offeso, però poi capii che era una specie di luogo di perdizione per loro, per cui evidentemente... Senta, mi scusi, prego. Una altra domanda. Queste persone, e segnatamente a Gioacchino Pennino senior, sì, lei vide frequentare soltanto mafiosi o anche persone appartenenti ad altre categorie sociali? No, frequentavano anche esponenti della Palermo Bene, frequentavano qualche politico. Io mi ricordo allora che questo Pennino era legatissimo all'allora onorevole Pivetti, che era mi pare che fosse monarchico o cose di questo genere, però poi si... Sì, ricorda il nome di battesimo dell'onorevole Pivetti? No, non lo so, però era zio di un amico mio, di una persona che io conoscevo benissimo, e aveva una villa particolare, un po' particolare, nella zona
proprio vicina a Santa Maria di Gesù, Villa Grazia. Okay. E oltre all'onorevole Pivetti? Sì, poi a un certo punto si cominciò anche ad avvicinare all'onorevole Gioia, all'onorevole Lima. All'onorevole Gioia quale? Gioia Luigi, Gioia Giovanni, Giovanni, non l'avvocato Luigi. Gioia Giovanni, praticamente anche a personaggi della zona, poi a personaggi tipo Spagnolo era l'ex sindaco di Palermo, fu per un sacco di tempo sindaco di Palermo, anche lui era di provenienza monarchica, praticamente tutti questi personaggi. Senta, signor Sino, poi, e queste frequentazioni che ha appena finito di menzionare, dove avvenivano? Ma avvenivano sempre in queste... O perlomeno lei dove le ha viste? Cioè praticamente in queste splendide case che avevano, case siciliane, bagli, masserie, che c'erano nell'allora Concadoro, attorno alla zona di Corso dei Mille, alla zona di Mare Dolce, alla zona di cosa c'era l'allora Giovanni Gioia, non so perché, ma poi l'ho capito, era il fratello era amministratore della proprietà Tagliavia, che avevano parecchie. Il fratello avvocato Luigi. L'avvocato Luigi aveva praticamente amministrava per conto di questa famiglia Tagliavia una serie di appezzamenti di terreno. E in alcuni di questi si riunivano questi personaggi, ma certamente non gli mancavano i posti. No, io desideravo che lei precisasse dove lei personalmente li ha visti. Sì, dove l'ho visto esatto è stato una volta in una proprietà di Corso dei Mille, cioè che era dietro Corso dei Mille, tra Mare Dolce e Corso dei Mille. Non mi ricordo di chi era, non so di chi era, anche perché non è che ero abbastanza giovane. Senta, in questo periodo per caso... Prego. Questa circostanza chi ha visto? Siccome le ha detto una volta, sono stato... E chi ha visto? Sì, ho visto il Pennino, ho visto Pido Tenente, ho visto certo Abate, che era giovane allora, che poi ho rivisto in altre occasioni. Scusi, e questo Abate è ancora vivente oppure no? No, è stato ucciso. È stato ucciso, poteva essere Pinuzzo Abate? Sì, era Pinuzzo Abate. Di quale zona era, se lo ricordo? Di Roccella. Di Roccella, perfetto, vada avanti. Roccella, c'erano anche degli altri personaggi tipo... non lo so se in questa occasione c'era anche Doruccio, intendo dire Doruccio di Pisa, che poi fu ucciso a Piazza Principe Campo Reale. E quindi il nome qual è? Il nome di Pisa? Non lo so, lo chiamavano Doruccio di Pisa. E io praticamente poteva non so. Calcedonio? Sicuramente era Calcedonio, comunque ma non lo so, non me lo ricordo. Ero un ragazzino, sì. Per cui praticamente. Praticamente la situazione non lo so come si chiama effettivamente. Doruccio lo chiamava. Doruccio di Pisa. Le stavo chiedendo. Ah, c'era anche Stefano. Stefano? Stefano Bontade. Ecco, dovrebbe gentilmente aggiungere sempre i cognomi perché non siamo in un salotto. Va bene, signor procuratore. Mi scusi. Prego, no, è anche per la chiarezza del verbale. Certamente. Dicevo, in questo periodo per caso ha avuto modo di incontrare o di vedere qualche volta Gino Pennino il medico? Gino Pennino il medico l'ho visto non in questo periodo, però. No, io dico non l'ho visto. E allora poi... ci dirà eventualmente. Sì, sì, quando, l'ho visto in un periodo successivo. Quando lo ha visto. Ritorniamo allora dopo questo, anzi in questo periodo sempre, sì. Visto che frequentava la zona di Villa Grazia, ha conosciuto o sentito nominare i fratelli Fiore?
Fratelli Fiore sì, l'ho conosciuto, li ho visti parecchie volte, in parecchie occasioni. I fratelli Fiore, oltre a gestire il bar Baby Luna, si occupavano anche di... avevano un deposito di carburanti, oltre ad essere costruttori. Una volta c'è stato un problema con mio suocero per una fornitura di carburanti e io praticamente ho avuto modo di conoscere i Fiore. Comunque l'ho rivisto anche in un'altra situazione, quando io ritornavo da Milano con Stefano, e l'ho rivisto a Roma, in una stazione di servizio prima di Roma. Vabbè, ce lo dirà. Aspetta, chi ha rivisto? Siccome ha parlato dei fratelli Fiore, le ha detto no, l'ho rivisto. Io praticamente chi? Il Fiore più grande conoscevo, in questo momento non neanche mi viene il nome. Era il Fiore più grande, l'altro non lo conoscevo, cioè lo vedevo, stava alla cassa del coso, però sapevo che era uno dei Fiori, però non mi ricordo neanche il nome. Quindi sul nome non è in grado neppure facendole dei nomi di battesimo? Sì, dice... se lei mi dice dei nomi di battesimo sicuramente me lo ricordo. Per esempio uno poteva essere Gaetano? Sì, Tanino Fiori. Quindi... Questo è il grande? Sì, il grande, Tanino Fiori. Senta, lei ha fatto riferimento a riunioni politiche o comunque sia ad incontri ai quali partecipavano anche i politici in questo, sì. In questo periodo. Sì. Lei ha visto in qualcuna di queste occasioni l'onorevole Lima? La domanda corretta è chi ha visto di politici, non se ha visto. Già il nome di Lima l'aveva fatto, se non mi pare. Chieda chi ha visto. Se l'ha visto, l'aveva già allora, detto. E allora, ritorniamo, lei ha già fatto accenno all'onorevole Lima, sì. Che allora forse non era ancora onorevole. Che cosa, quando l'ha visto, chi altri c'era, con riferimento al periodo che sta rievocando? Ma diciamo che c'è un periodo ancora dove io ero abbastanza giovane, per cui praticamente non fu forse in un periodo successivo che io cominciai a prendere, a capire esattamente la situazione com'era. Mi sono ricordato di Pivetti, perché era monarchico, era anche Paolino Bontade usciva come monarchico. Poi chiaramente le cose andarono in maniera diversa. Io di riunioni politiche me ne ricordo diverse, dove partecipò sia Lima, sia dove partecipò l'allora, era ministro, mi pare, allora Franco Restivo. C'erano anche delle altre riunioni dove partecipava Gioia, dove c'era anche l'onorevole Cerami, insomma ce ne sono stati di tutti i tipi e colori a cui sì, io sì, abbia partecipato. La domanda era incentrata sull'onorevole Lima. Sì. Quali ricorda in quel periodo? E ad esempio, in quel periodo, per collocarlo un po' nel tempo, se è in grado di dire se Lima era già stato eletto sindaco di Palermo oppure siamo addirittura... È stato eletto. In che anno è stato eletto non me lo ricordo io. Comunque sicuramente era prima. 58... Perché aveva... No, allora era, diciamo, intorno a qualche anno prima, 57-58, perché ero sempre ragazzino. Lui mi pare che prima di essere eletto sindaco di Palermo fu, per, non lo so, aveva un incarico di partito, per cui chiaramente già girava come consigliere comunale, oppure fu proprio in occasione della sua elezione a consigliere comunale. Comunque c'erano le solite mega mangiate nei posti più disparati della Concadoio. Anche... Ecco, ci vuole descrivere quindi queste occasioni che sta ricordando? Chi c'era sì. Insieme a,
a Lima in queste... Io mi ricordo riunioni. Che c'era anche, oltre Lima, c'erano degli altri personaggi che non ricordo, personaggi pseudopolitici. I mafiosi invece me li ricordo, c'era Nino Ricco, Nino Sorci, c'erano un altro che si chiamava Lo Verde, c'erano dei personaggi della zona che si chiamavano Scirafici, no, c'erano un sacco di gente, c'erano i Cottone, intendo dire i Cottone originari di Villabate, e c'erano parecchi personaggi a cui lui era molto legato, che lo tenevano in grandissima considerazione. Tanto il fatto anche... Che significa lo tenevano in grandissima considerazione? Cioè praticamente quello che io sento, quello che si diceva allora è che Lima fosse figlio di un uomo d'onore appartenente alla famiglia di Palermo Centro. E per cui praticamente era tenuto in un, in certa considerazione mafiosamente parlando. Cioè poi era un ragazzo sveglio, dicevano che andava forte, si sarebbe fatto e cose di questo genere. In effetti lui camminava sempre con un codazzo di personaggi che, politici e non, che praticamente erano anche riconducibili a mafiosi. Si camminava con Brandaleone, camminava con... altri personaggi della zona di in Corso dei Mille, camminava con Gutta d'Auro. Gutta d'Auro era il padre dell'attuale del medico di Giuseppe Gutta d'Auro, Carlo Gutta d'Auro, e non l'altro fratello, non so come si chiama. Comunque camminava con tutti questi personaggi. Senta, Bebbi Luna dei Fratelli Fiore, l'ha sì, visto mai? Sì, Bebbi Luna dei Fratelli Fiore per un'epoca successiva. Cioè quando? Cioè diciamo primi anni 70, l'ho visto quando si incontravano, anche si incontravano con Stefano, perché Bebbi Luna... Stefano chi è? Bontade, mi scusi sempre, che non riesco sempre... Io glielo ricorderò sempre. Non sì, ha ragione, sì, praticamente il Bebbi Luna, prima di diventare nell'attuale edizione, era diverso, era un casottino, con sotto si accedeva a una specie di ufficetto di saletta, che era sotto il Bebbi Luna attigua, mi pare un... scusate, a un laboratorio per dolci o cose di questo genere. C'era questa saletta dove facevano queste riunioni e lì facevano queste riunioni chi, Stefano Bontade, una volta l'ho visto con Nino Ricco, ci sarebbe Antonino Sorci, sì. E poi Stefano Bontade, suo fratello Giovanni, e se non mi sbaglio c'era anche Toto Greco, un senatore. Senta, sì. Per caso è in grado di dirci di che cosa parlassero nel corso di questi incontri? Ma sicuramente parlavano di problemi politici, anche perché c'era i candidati di elezione della zona erano Franco Restivo e praticamente... e Lima o gente del suo entourage, per cui chiaramente stavano a parlare di queste cose, cioè di fatti di politica. Poi alle volte parlavano anche di questioni di costruzioni a livello di modifiche di piano regolatore, a modello di cose di licenze. Nino Ricco era molto ma molto inserito nel mondo dell'edilizia palermitana. Lei era presente a queste riunioni? Sì. Sì. Senta, ricorda qualche cosa di più specifico per caso su questo settore delle costruzioni, delle modifiche dei piani regolatori, eccetera, cioè di queste discussioni? Se
nonostante il tempo, riesce... No, naturalmente mi ricordo che c'era qualche problema per una società che aveva Stefano, che costruì un mega palazzone... Sempre Bontate. Sì, Stefano Bontate, ahimè. Perché stava costruendo un mega palazzone in zona di Sant'Erasmo e praticamente questo mega palazzone, che era l'immobiliare Atlantide, mi pare che si chiamasse, aveva qualche problema di ordine di costruzione, per cui chiaramente mi pare che in quell'occasione o fu in un'altra, comunque si parlavano di queste situazioni. Poi si parlava di certe lottizzazioni che dovevano esserci nella zona di Sciaculli e Croceverde, che dovevano interessare i Presti Filippo. Questo mi ricordo di quello che abbiamo... I Presti Filippo sono? Come? Per chiarirli, per identificarli. Sì, i Presti Filippo sono Vannuzzo Presti Filippo, Giovanni Presti Filippo, padre di Mario e Giuseppe Presti Filippo. Ho capito. Torniamo un attimo a parlare di un argomento che lei aveva già introdotto e che io invece avevo bloccato, cioè i suoi rapporti con Stefano Bontate in occasione della celebrazione del processo di Catanzaro, o comunque sia in occasione del processo di Catanzaro. Sì, e praticamente lei ha già detto sostanzialmente che viaggiavate insieme. A quel punto io l'avevo interrotta perché viaggiavamo insieme sia in treno che in macchina. Mi pare che suo padre e mio socio fossero difesi dalla stessa persona. Mio socio era difeso da Peppino Cottone. Peppino Cottone era un appartenente alla mafia, sicuramente. Per me era stato appartenente alla mafia. E poi mio socio aveva Aldo Casalinuovo. Invece mi pare che Don Paolino avesse solamente l'avvocato Cottone. Ma potrei anche sbagliare. Comunque... ci siamo recati spesso a Catanzaro, alloggiavamo all'Hotel Moderno, un hotel jolly declassato. In un'occasione di questo genere lui mi portò a un pranzo, disse: "Tale, vieni con me perché è una cosa che interessa pure a te." Parli in italiano. E allora: "Vieni con me." Era per ricordare proprio "vieni con me perché è una cosa che ti può anche interessare." Cioè mi portò ad un pranzo con l'allora presidente del tribunale di Catanzaro, mi pare che si chiamasse Cannovale, si chiamava Peppino Pasqualino, una cosa di questo genere. Praticamente questo presidente era molto amico di gente di Nicastro e organizzarono un pranzo dove è stato un pranzo molto molto così. Non chi lo organizzò? Riesce a ricordarlo? Ma guardi, dovrebbe essere stato Nicolò Salamone, Cocò Salamone. Cocò Salamone naturalmente a Catanzaro c'era, perché inquisito era il suo fratello Antonino Salamone, per cui evidentemente era molto interessato agli esiti del processo di Catanzaro, per cui si interessavano per vedere come poter organizzare qualche situazione a beneficio degli imputati. E allora dice organizzarono, quindi organizzarono è Cocò Salamone organizzò... Non lo so esattamente se fu Cocò Salamone, ma io trovai Cocò Salamone là che disse: "Ma sempre tu mento, sì, ma non è che cioè sei sempre in mezzo, ti trovi sempre dovunque." Perché, riferimento a lei? Sì, chiaramente, perché Cocò Salamone era un mio compaesano. Mi conosceva da bambino, per cui chiaramente mi disse, scherzando così graziosamente, mi disse questo. E praticamente c'è stato questo pranzo organizzato da personaggi di Nicastro, che erano dei benestanti, della gente molto bene,
ecco, si stava, mi ricordo, in un palazzo gentilizio con dei mobili antichi, insomma, mi ricordo... Il nome di queste persone più che nome? Un attimo, faccio... Colavolpe. Che attività svolgeva questo Colavolpe? Questo Colavolpe svolgeva un'attività di... mi pare era un grossista di generi alimentari. Okay. Era una persona già anziana, abbastanza anziana, cioè coevo dell'allora presidente Cannavale. Quindi questo pranzo si svolge a casa di questo Colavolpe, se ho capito sì, bene? Sì, sì. Ecco. Sì, che sì, cosa ricorda, ci descriva? Sì, praticamente per l'incontro c'ero io, Coco Salamone, Stefano Bontade, il presidente Cannavale e uno Colavolpe. Come si chiamava questo magistrato? Cannavale o Carnevale? Mi pare che si chiamasse Cannavale. Non, comunque era inteso Carnevale, però non si chiamava Carnevale, era Cannavale o qualcosa di simile. Era allora presidente della cosa di Catanzaro. Allora in questa occasione c'era Coco Salamone, io, Stefano Bontade, un personaggio che secondo me aveva fatto da tramite a questo incontro, che si chiamava Colavolpe, commerciante all'ingrosso di alimentari, e il presidente Cannavale. Praticamente l'oggetto del, ma secondo me l'oggetto della conversazione, io non, per non si parlò di molto. Secondo me non deve togliere pure. Mi scusi presidente, è un mio intercalare, ma secondo me non c'è. E allora io quello che ho sentito chiaramente ho sentito. Quindi che... questo intercalare, per gentilezza, lo tolga. Sì, cercherò di farlo. Ecco. Quando voi mi richiamerete io immediatamente, se perché è il caso. L'italiano, di... secondo me, esprime soltanto un'opinione e non un ricordo preciso. Effettivamente si parlava anche del processo, però i termini. Allora ero. Non mi infilavo su certe situazioni. Anche volutamente mi distraevo, però si parlò del processo. Chi erano gli interlocutori, diciamo, principali? L'interlocutore principale era Coco Salamone, Stefano Bontade e Cannavale, con un intercalare del calabrese, del personaggio calabrese che secondo me aveva organizzato. Aveva organizzato il pranzo. Quindi il calabrese e il Colavolpe. Sì, Colavolpe. È il Colavolpe. Come? Ricorda come finì poi questo processo? Sì, finì con l'assoluzione per insufficienza di prove. Questa soluzione per insufficienza di prove lasciò scontento mio suocero, perché diceva che era preparativa a una misura di prevenzione. Allora quando uno non veniva assolto con formula piena, immediatamente dopo c'era la misura di prevenzione, per cui era molto preoccupato di questo fatto. E Bontade? Bontade mi pare che fu anche lui assolto per insufficienza di prove. Senta, e poi la misura di prevenzione vi fu per suo sì, suocero? Sì, sì, ci fu la misura di prevenzione, venne condannato a 5 anni di soggiorno obbligato fuori dalla Sicilia, che fece in parecchi posti, tipo Latiano, Grosseto e altri posti che non ricordo, l'Isola d'Elba. Ho capito. Ma altri imputati vennero condannati oppure no? Sì, certamente, furono condannati, alcuni vennero assolti per insufficienza di prove. Quindi ci fa capire bene, visto che alcuni vennero condannati, lei mi pare che abbia detto che Bontade Francesco Paolo venne assolto. Sì, mi pare che venne assolto per insufficienza di prove anche lui.
Questo mi pare... ecco. Non ne sono certo. Non è certo. Non ne sono certo, perché non... Ed allora... La cosa è molto lontana e non ne sono certo. Ecco. E allora le chiedo, ci vuole fare capire meglio, se è in grado di farlo, sì, in che cosa consisteva questa lamentela di suo suocero, considerato che altri erano stati condannati? La lamentela di mio suocero era derivata... E che quindi lui poteva ritenersi, diciamo, contento di essere stato quantomeno assolto. Sì, ma lui, la lamentela di mio suocero era che, essendo stato assolto per insufficienza di prove, rischiava la misura di prevenzione, per cui chiaramente era scontento dell'esito della cosa, anche perché forse pensava che altri fossero stati trattati meglio. Ma diciamo che è un discorso a me lontano, che non ricordo nei minimi particolari. Ok. Senta, con Stefano Bontate, a parte questi viaggi a Catanzaro, che quindi coincidono, sì, con quale fase del processo? Con il primo grado. Quindi è con la fase dibattimentale? Con la fase dibattimentale, certamente. C'era questo albergo moderno che era il centro degli avvocati e dei parenti degli imputati. Ho capito, ma... Parenti abbienti, perché poi c'erano quelli, poveracci, che si arrangiava come meglio poteva. Dicevo, a parte questi viaggi per Catanzaro in occasione del dibattimento di primo grado, sì, lei ha fatto altri viaggi con Stefano Bontate? Sì. Ecco, ci vuole delineare questo rapporto. E allora, dopo... Intanto il rapporto suo con Stefano Bontate è un rapporto tra un sovraordinato e un subordinato, o un rapporto tra un mafioso dichiarato e uno che, pur non essendo mafioso, è lì vicino, o è altro? Ecco. Che rapporto sì, è? Sì, sì, sì. Praticamente, signor Presidente, no, assolutamente. Signor Presidente, posso spiegarlo immediatamente. Sì. Immediatamente dopo questo processo di Catanzaro, come ho detto, i rapporti diventarono più frequenti e discorso. C'era stata specialmente in treno, parlavamo sempre armi, tiro a volo e cose di questo genere. Frequentavamo tutti e due, il tiro a volo di Palermo, i tiri a volo di Calabria, Messina, Catania e compagnia bella. Per cui praticamente ci siamo avvicinati. Avvicinandoci avevamo anche un'altra passione comune, le belle macchine. Io avevo sempre le belle macchine, già correvo, per cui evidentemente ero inteso come uno che guidava bene la macchina. Il signor Stefano Bontate aveva una fobia per i viaggi in aereo, per cui spesso ho accompagnato, anche per motivi diciamo del tutto, devo dire che era un personaggio particolare, era un gran signore, cioè, così si presentava, parlava bene e anche era un tipo molto generoso. Anche per piccoli fatti, mi ricordo una volta siamo andati a Parigi in macchina solamente perché c'era una persona di Villa Grazia che era stato ricoverato per un tumore, per cui siamo andati là solamente per questo. Qui, in questa situazione lo accompagnavo spesso o con la sua macchina o con la mia, io guidavo bene, lui mi faceva guidare e andavamo spesso in questi viaggi. Però, per esempio, mi rendevo conto di un'altra cosa nel nostro rapporto. Arrivato a Parigi c'erano quelli che c'erano, lui diceva che erano quelli della Fratellanza Corsa, che erano a sua disposizione, ci mettevano degli appartamenti a disposizione. Raramente abbiamo dormito in alberghi, mi ricordo c'erano certi zamurri, erano gente corsa che dice che comandavano Parigi, avevamo sempre migliori tavoli. Fratellanza Corsa. Sì, lui la chiamava così, la Fratellanza, sì, Corsa dovrebbe essere
una specie di Cosa Nostra corsa, cioè era un'organizzazione malavitosa corsa. Per cui evidentemente... Quindi stava dicendo a Parigi avevate a disposizione... Avevamo a disposizione case, avevamo a disposizione posti nei migliori ristoranti, e non c'erano problemi di sorta, lui era trattato veramente come un principe. Queste persone conoscevano anche medici e dell'ospedale, si sono interessati per questo suo parente. Aveva anche delle amicizie a Marsiglia, anche in Costa Azzurra. Una volta ci siamo recati per incontrare Paolo De Stefano in Costa Azzurra. Paolo De Stefano era un esponente malavitoso di alto bordo della 'Ndrangheta, cioè era quello che comandava il Reggio Calabria, e sono andato parecchie volte. E che ci faceva in Costa Azzurra? Ma non lo so che cosa ci facesse, mi pare che fosse latitante o giù di lì, o aveva degli interessi in Costa Azzurra, e perché non io l'ho visto, mi pare aveva un mini appartamento in quelle specie di cose che ci sono a Cannes. Sono dei palazzi particolari a piramide che sono davanti a Cannes, sulla promenade di Cannes, per cui praticamente c'erano queste, aveva un appartamentino in questa cosa dove sono andato a trovare. Mi pare che allora c'è stato anche Mimmo Taresi però, con noi, però non glielo so dire, non me lo ricordo bene se c'era Mimmo Taresi o no. Quindi stava citando altri luoghi della Francia, di Parigi sì. Abbiamo parlato, Marsiglia. A Marsiglia lui conosceva un sacco di persone, c'era un proprietario di un ristorante che si chiamava La Galiotte, che era di Missilmeri, che lui conosceva benissimo. Poi andavamo spesso in un ristorante situato sotto un viadotto, in un porticciolo, è un tipico ristorante che si vede in tutti i film su Marsiglia, e in questo ristorante lui tipo era come in un ristorante di Palermo, era conosciutissimo, si abbracciava e baciava con tutti. Anch'io sono stato abbracciato e baciato da tutti, quasi quelli che erano nel ristorante li conosceva, ma proprio tutti. Però senta, penso che, mi scusi, che prego. questo padrone del ristorante non era legato solamente ad organizzazioni malavitose, ma era anche massone. Perché ci baciò con i suoi rituali tre baci anziché due, perché chiaramente era un segno questo che vuole. Intanto lei perché è in grado di apprezzare perché che si trattava di un bacio io sono massonico e non... Perché i tre baci è un segnale massonico ben preciso. Io sono stato massone. Ah, ecco, per perché cui... lei è stato massone. Sì, va sono bene, stato... Poi, allora, perfetto. In quell'occasione quindi ci vuole descrivere questo abbraccio con... conseguenti baci? Sì, praticamente tutto il ristorante, buona parte, chiaramente il ristorante si alzò, ci venne all'incontro, ci hanno dato il migliore tavolo che c'era nella zona. C'era un altro posto dove andavamo, che era un caffè che era all'angolo proprio della Canabiere. La Canabiere è la via principale di Marsiglia, era proprio all'angolo con le vie porte, che il vecchio porto, che c'era proprio questo posto che non mi ricordo, ma era un noto ritrovo di contrabbandieri. E Stefano Montale ci andava spesso per questioni di contrabbando di sigarette. Senta, ma tutto questo sì. Avviene in quante occasioni? Nella stessa? In due? In tre? O... No, in parecchie occasioni. In parecchie che significa? Riesce parecchie, in grosso modo a quantificare? 3, 4, 5 occasioni. In una di queste, poi un'altra delle ragioni con cui andavamo con Stefano Bontade in questa zona era quello di acquisire armi.
Ci siamo recati spesso in Svizzera, ci siamo recati a Lugano. Che tipo di armi erano, scusi? Armi corte e armi lunghe. Armi corte e armi lunghe. Armi comuni o armi particolari? No, armi comuni, perché potevamo acquisirli esibendo la sola tessera, perché non c'erano problemi per esibirle, per comprarle le armi comuni, invece c'erano problemi per quelle che loro chiamavano de same categorie, che praticamente erano delle armi che avevano bisogno di un particolare permesso. Dovevamo andare in questura o alla polizia francese per chiedere permesso per acquistarle. Invece quelle normali venivano normalmente acquistate. Una di queste armi che io ho acquistato, una Ruger 44 Magnum, io vedendo i documenti. Vuole ripetere la marca? Ruger 44 Magnum. Vuole fare lo spelling del Ruger, R-U-G-E-R, Ruger, sì. 44 Magnum. Una di queste armi, vedendo delle cose in televisione, dei documentari in televisione, dei documenti in televisione, cioè praticamente ho visto le armi del bunker di Giovanni Brusca, proprio ho visto quest'arma mia, era là, è là, ed è praticamente, l'ho vista, lo riconosco perché è mia. Quest'arma mi era stata rubata in una mia casa di campagna, insieme con altre armi. E questa l'ho vista proprio. Senta, l'ho riconosciuta. Queste armi che acquistavate all'estero, come, sì, le importavate poi in Italia? Ma praticamente le importavamo senza colpo ferire, perché il Bontade era molto legato, diciamo, alle frontiere. Non ci hanno mai. Non capisco legato che significa. Legato, cioè praticamente aveva delle complicità a livello di dogana, a livello di frontiera, sia dalla dogana svizzera che dalla dogana francese, e praticamente sia dalla Francia che dalla Svizzera abbiamo importato parecchie armi, abbiamo entrato abusivamente parecchie armi. In Svizzera che cosa avete fatto a parte questo? Ma spesso Stefano Bontade si recava a Lugano per portare dei soldi. Si recava con lei o da solo? No, si recava con me. Quindi allora vi recavate? Sì, si recava con me. Ci recavamo assieme, una volta, proprio in un'occasione, anziché fare la solita dogana di Ponte Chiasso, ci siamo inerpicati per i monti e abbiamo fatto una dogana particolare, che allora era aperta in quanto eravamo nel periodo estivo, perché se fosse stata in periodo invernale era chiusa. Andavamo sia per questo fatto delle armi, e poi lui incontrava anche dei personaggi che io non conoscevo a Lugano. In quali altre città della Svizzera eventualmente siete stati, a parte Lugano? Ma siamo stati anche a Neuchâtel. Neuchâtel è praticamente un posto dove c'era una fiera delle armi. Siccome eravamo tutti e due appassionati di armi, ci siamo recati. Questo a Neuchâtel, mi pare che siamo stati anche una volta a Losanno, a Ginevra, ma sempre per questione di andare a vedere armi o cose di questo genere. La pistola che lui aveva, la MAB P15, per cui la MAB. M-A-B. No, M-A-B, Manufacture Assassin Bayon. E questa era praticamente la dizione di quest'arma che lui aveva quando fu ucciso. Fu una cosa che gli avevo consigliato di comprare io, un'arma che gli avevo consigliato di comprare io. Quindi stava dicendo che era di questa MAB P15? Questa MAB P15 era un'arma che io gli ho consigliato di comprare. Era un'arma appunto P15, era una delle prime armi con caricatore di grossa capienza. Ora quasi tutte ci sono le cosiddette Wonder 9, che sono delle armi calibro 9,
Le parole straniere le deve sillabare, per cortesia. Wonder Nine. Lo spelli, che cioè sono delle armi praticamente che sono tutte la beretta che hanno i nostri carabinieri, e la nostra polizia, le nostre forze dell'ordine, la beretta che è stata usata dagli Stati Uniti, ormai la Smith & Wesson, sono tutte le armi a grossa capienza di caricatore. Allora c'erano solamente due armi, la Browning e questa MAB, che avevano questa capienza di caricatore. E io gli consigliai di prenderla. Cioè, quanti colpi avevano? 15 colpi. Ora, 15 colpi sono tutte le armi. Anch'io avevo la stessa arma. Lui me la vide e praticamente se ne innamorò e ci ha detto: è veramente una bella arma, benché molto pesante. Senta, sì. A proposito di viaggi, riallacciandomi già ad una sua risposta, quell'accenno che ha fatto a Paolo De Stefano, sì. Le chiedo, a parte Paolo De Stefano, con Stefano Bontate, lei ebbe modo di incontrare, di conoscere degli altri calabresi? Sì. Ecco. Praticamente vuole... lui era molto amico di Gioia Martino, che è un personaggio di Gioia Tauro, era molto amico dello zio Luigi Vrenna, detto lo Zirra, che era un personaggio di Catanzaro, una specie di califfo, anche lui molto corpulento. Poi era amico di Mammo Liti, poi era amico di Piro Malli, che erano due fratelli, anche con questi avevano una bellissima casa di campagna pure in mezzo agli agrumeti, un posto suggestivo bellissimo. E poi alle volte ci portavano invece a mare, in un ristorante vicino al mare che era anche bellissimo. Poi lo conosceva Enzo Cafari. Chi è Enzo Cafari? Enzo Cafari era un personaggio, diciamo, un po' strano, perché era un personaggio molto vicino alla 'Ndrangheta calabrese, e oltre ad essere vicino alla 'Ndrangheta calabrese era anche massone. Mi risulta perché mi è stato presentato ritualmente nel senso massonico della cosa, fratello. Mi dicevano che era un fratello, una volta me lo presentò come si chiama, Giacomino Vitale. Con questo signore abbiamo fatto poi dei viaggi di cui ho parlato, e se volete poi vi parlerò. Comunque lui andava spesso da questo Luigi Vrenna, che è praticamente lo Zirra, che poi mi pare morì in carcere, e quei figli, ci fu una guerra di malavita nell'alto della zona, e mi pare che uno dei figli di questo signore fu anche ucciso. Quindi viaggi in Calabria quanti ne ha fatti? Con diversi, Stefano diversi, Bontate, diversi. Parte, sì, a parte quelli che ha già menzionato, sì, certamente, per il processo di Catanzaro. Diciamo che ne ho fatti diversi, 5, 6, 7, forse di più. Non saprei dire esattamente, ma ne abbiamo fatti. Siamo andati di nuovo a trovare anche Paolo De Stefano a Reggio Calabria, nel quartiere Archi. Lui aveva una casa allora in costruzione, che era, da cui si accedeva per una strada che era sotto gli archi. Appunto, gli archi erano dei ponti della ferrovia che portavano a Reggio Calabria. Questo quartiere prese il nome proprio dagli archi. Sotto questa cosa c'era questa strada che portava in cima a una collina, dove c'erano un sacco di uomini armati che sorvegliavano Paolo De Stefano, stavano con Paolo De Stefano. Ci siamo recati io e lui e Filippo Di Stefano di Favara, per una questione inerente a un aggiustamento di un processo per una rapina che era stata fatta a Reggio Calabria. Ecco, ci vuole raccontare questo episodio? Sì, praticamente c'era stato un
personaggio di Favara, mi pare si chiamasse Airo Farulla, che Airo Farulla, che aveva fatto una rapina a Reggio Calabria. Questo è tutto un cognome, Airo Farulla? Sì, Airo Farulla è un doppio cognome. È un doppio cognome. E praticamente aveva fatto, questo ragazzo fu poi ucciso, e aveva fatto questa rapina ed era stato riconosciuto dalla, in una cosa fotografica, dalla proprietaria di una gioielleria, di un negozio, non glielo so dire. Il problema era fare ritirare la testimonianza di questa signora. Il Paolo De Stefano, quando ci siamo andati, si inquietò in un certo senso, disse: compare, cioè compare, ma dobbiamo andarci a occupare pure delle rapine. Lo Stefano Bontate si piccò moltissimo di questo fatto e gli disse: dice, va bene, allora se non se ne vuole occupare, vuol dire che ci faccio rompere le corna subito alla signora, cioè vuol dire che la faccio uccidere. E immediatamente lui si riprese, cominciò a farci, ci portò un sacco di gelati, cose, insomma, cercarono di calmare un poco le acque. Io ero preoccupatissimo, disse: ma questo ci vuole fare ammazzare allo Stefano Bontate, perché praticamente con tutti i personaggi armati che c'erano potevano farci a fettine. Però capì qual era la vera potenza di Stefano Bontate, che era veramente, anche in Calabria, era molto inteso, tra virgolette. Poi lui mandò a chiamare, cioè mandò da questa signora con un personaggio del suo entourage, e chiaramente poco dopo, aspettavamo, parlando del più del meno, e ci disse che era tutto a posto e che non ci sarebbero stati più problemi. Lui chi è? Paolo De Stefano. Quindi Paolo De Stefano, mentre certo, voi eravate lì, mandò... Sì. Questo fatto c'era anche Filippo Di Stefano di Favara, che fu poi ucciso, scomparve. Senta, lei ha fatto cenno già ai mammoliti. Sì. Ecco, sa qualcosa di più preciso su questi signori? Intanto, i mammoliti chi erano? Ecco, che rapporto, perché dice i mammoliti erano fra due fratelli, per cui almeno quelli che ho visto io, anzi che c'era anche un certo, che vicino a questi signori c'era anche un certo Giuseppe Mazzaferro, Peppino Mazzaferro. Quindi diceva i mammoliti erano almeno due fratelli. Due. Quello, ecco. Sì, ma anche con questi signori c'erano, il problema era, queste gite erano finalizzate. Ecco. Finalizzate al fatto sempre di aggiustare i processi. Il problema era se conoscevano il giudice Tizio, il giudice Caio, il giurato Tizio, il giurato Caio. Processi si celebravano in Calabria. Sì, non solo in Calabria, ma si celebrava a Napoli, si celebrava un po' dovunque. Per cui evidentemente c'era un interessamento per vedere come poter arrivare a questi giudici. Anche, non esattava solamente di processi che si in Calabria, ma anche in altre regioni, dove c'erano chiaramente imputati calabresi o siciliani. E questo per sua diretta conoscenza, sì, perché praticamente, e partecipazione, quante volte è avvenuto? Ma guardi, devo dire che quasi ogni volta che ci andavamo, scuso, una volta che ci siamo andati per problemi di caccia nella Tremonte, siamo andati a Beccacce, dove abbiamo conosciuto anche un certo Condello, che era latitante in quel momento. Proprio mi ricordo che Stefano, vedendo il posto dove abitava, dice: io capisco la Stefano Bontate, che lei aveva con Stefano, vabbè, Bontate. Stefano Bontate, Stefano Bontate ha ragione. Stefano Bontate disse che a quelle condizioni sarebbe, anziché fare latitante, preferiva stare in galera. In effetti stava in una capanna proprio, tipo brigante dello Spremonte. Quindi dicevo, ogni volta che andavamo sì, in Calabria c'era sempre... Sì, un accenno al processo Tizio, al processo Caio c'era, però chiaramente io in quel periodo ero
ero piccolino, ero nessuno, per cui... Senta, a proposito di periodo, sì. Questi viaggi come si collocano rispetto al processo di Catanzaro che finisce alla fine del 60? Dopo. Degli anni 70? Sì, sì, tutti degli anni 70. Diciamo che il mio periodo proprio di più intensa frequentazione con Villa Grazia e dintorni è stato dal 72 fino ad arrivare all'80, quando per i fatti che io già ho raccontato, e poi se sì, possibile, ma che il tribunale non conosce, quindi poi ci ritorneremo. Ci torniamo, quindi non faccio accenno a cose che ha detto, perché il tribunale mi sono allontanato, cioè veramente è stato Stefano Bontade che mi allontanò. Quindi diciamo il periodo più intenso della sua frequentazione, sì, amicale con Stefano Bontade si colloca fra il 72 e l'80, sì, è corretto? Perfetto. E questi viaggi in, sì, Calabria sono? In questo periodo, salvo un periodo che mi pare che Stefano fu arrestato. Tranne un periodo in cui Stefano Bontade fu arrestato. Senta, stava, io ritornerei un attimo sui mammoliti. Lei il nome dei due mammoliti che ha conosciuto non lo ha mai saputo o non lo ricorda? Non lo ricordo in questo momento, perché... Quindi se io le facessi dei nomi dei fratelli Mammoliti che, sì, sono nei nostri atti, lei potrebbe dirci se sono questi o sono altri? Sì, penso di sì, però onestamente non me li ricordo bene. Comunque, se lei, ecco, mi fa dei nomi... Li vuole descrivere intanto... Ma erano un personaggio, uno che era, diciamo, quello, il portavoce, uno che non parlava mai, ed era uno un po' più alto e un altro più bassino, di questo che non parlava mai era il più bassino. Erano due personaggi particolari, specialmente il secondo che ho detto, in quanto questo era molto chiuso, e mi diceva lo Stefano, che questo era uno che iccava, lo Stefano è sempre Bontade, che era uno che iccava la scopettata, cioè che, in italiano, che sparava bene. Certamente non ho chiesto se sparasse alla selvaggina o alle cose, ma non penso che sparava alla selvaggina. Vabbè, comunque questo è un suo pensiero, i suoi pensieri li lasci fuori da quest'aula. Senta, quindi Antonio Mammoliti l'ha mai sentito nominare? Mi pare, ma non ne sono certo. Saverio Mammoliti? Saverio, sì. Quindi di Saverio è certo? Sì, c'era un Saverio, mi pare che fosse proprio il fratello piccolo, anche di statura. Quindi piccolo, e chi era? Quello riservato o il Sì, portavoce? Quello riservato. Poi di Luigi Vrenna ne ha già parlato. Sì, lo Zirda. Vrenna. Sì. Vrenna, con la V. V come Venezia. Poi, inteso lo Zirga. Uzzuluigi Zirra era il nome in calabrese, lo chiamavano così. Ha fatto un accenno, ecco, lei a Piromalli, alla villa di Piromalli, ce la vuole descrivere questa? Cioè praticamente non era una villa, era un casale. Era un casale. Sì, quindi era un casale. Dove si trovava intanto? Ma mi pare, però posso dire che ci siamo andati, però non so se era loro o meno. Però era come di cui avevano la disponibilità. Sì, avevano la disponibilità, però posso dire che era come se fosse loro, perché facevano gli onori di casa, era bellissima, si accedeva per una stradella sterrata in mezzo a un agrumeto appena impiantato allora, era un agrumeto appena impiantato. In fondo c'era questa casa, in parte dirupata,
cioè praticamente non è che fosse in buone condizioni, però poi all'interno era tutta rifatta ed era bellissima. E stranamente, visto i personaggi, era rifatta anche con gusto, cioè rispettava quelle che era. Poi era suggestiva perché c'erano un sacco di alberi secolari, degli ulivi secolari e degli alberi, c'erano mi pare anche due palme. Senta, che... in che zona della Calabria si trovava questo casale? E praticamente era nella zona di Gioia Tauro. Nella zona di Gioia Tauro. Ma molto, però internata, non... Vabbè, dico zona proprio, sì, sì, come nella zona di Gioia Tauro. Gioia Tauro. Sì. I Piromalli, chi erano, che rapporti avevano, quanti erano? I Piromalli che io ho visto, cioè praticamente io mi pare anche loro erano, quelli che ho visto erano due. Sì. Uno si chiamava Mommo. Uno si chiamava? Mommo. 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 Sì. Quindi Girolamo. Sì, Girolamo. Poi... un altro non mi ricordo come si chiamava, però con questi Piromalli... Che età avevano quando lei li conosce? Ma faccia conto che avevano... Evidentemente età uno apparente. Sì, età apparente, intorno, uno intorno alla cinquantina e un altro molto più giovane, intorno, diciamo, coetaneo all'ora di Stefano, che allora aveva 40 anni, una cosa di questo, 35, una cosa di questo genere. Ho capito. Poi Di Paolo De Stefano ha già parlato. Sa sì. Se Paolo De Stefano, o perlomeno lei conosce solo Paolo De Stefano insieme a Stefano Bontate, oppure qualche altro? No, io praticamente conosco un sacco di persone. Tipo... Non le posso porre la domanda in termini più precisi. Conosce qualche altro De Stefano per caso? Il fratello. Come si chiamava? O come si chiama? Non glielo so dire, non me lo ricordo, onestamente, perché sono passati quasi 20 anni. Ho capito, quindi ha conosciuto pure il fratello. Sì. So solo che in un'occasione io dovevo andare a raccomandare delle persone in Calabria e io dissi se potevo andare da questo De Stefano, invece mi dissero no, e invece di andare a Melito Portosalvo, Natale Iamonte. Come? Ti voglio ripetere? Cioè, praticamente, io dovevo andare a raccomandare delle persone in Calabria, imprenditori che avevano preso dei lavori là. E io dissi, guarda, che io conosco questo, ci posso andare? Riesco... No, non c'è andare. Vai da Natale Iamonte. Natale Iamonte era un personaggio di Melito Portosalvo. Mi ci sono recato, accompagnato da altri personaggi. Lei sa se per caso qualcuno di questi De Stefano fu poi ucciso? Sì, Paolo fu ucciso mentre che camminava in un, con una motocicletta, gli fu sparato alle spalle per una guerra che ebbero a Reggio Calabria. E l'altro non lo sa? L'altro penso che sia ancora vivo. Cioè lei non sa nulla comunque di questo? No, non... Ho capito. Cioè lo vede solo in quell'occasione e basta? Sì, lo vedo solo in quell'occasione, però ne sento parlare parecchie volte. In occasione di questione sempre di lavori pubblici, poi me ne parlo. Ho capito. Dei Piromalli abbiamo già parlato. Ritorniamo a questo suo rapporto con Stefano Bontate. Sì. Viaggi in Calabria, viaggi all'estero. Sì. Avete fatto degli altri viaggi e se sì, sì, dove e quando? Abbiamo fatto dei viaggi per ragioni, diciamo, di caccia.
Andavamo a caccia in Toscana. Prima della caccia, che poi è un argomento che tratteremo a parte, indipendentemente dalla caccia, avete fatto degli altri viaggi? Abbiamo fatto viaggi a Milano. Abbiamo per fatto quale motivo? Ma lui si incontrava con personaggi di Milano. Onestamente io alle volte stavo in macchina, per cui non vedevo con chi si incontrava o chi si incontrava. Alle volte invece vedevo che si incontrava con determinati personaggi. Ecco, ci parla, usciamo dai personaggi, se sai il nome di qualcuno, cosa sa di questi viaggi a Milano? Praticamente lui si recava, perché a Milano c'erano i fratelli Pullarà che andavano e venivano dalla Sicilia, che con lui conosceva benissimo. Pullarà, come si chiama? Giovanni Ignazio. Giovanni il Grande e Ignazio il Piccolo. Lo conosco tutti e due, perché anche loro sono originari di San Giuseppe Iato. Quindi incontra i fratelli Pullarà, poi c'era il Martello. Martello chi? Ma mi ricordo se era Mario o non me lo ricordo come il nome esattamente, non me lo ricordo. Cioè, incontrava anche Alfredo Bono. Insomma, c'era una serie di personaggi che gravitavano attorno a Milano, che lui conosceva benissimo. E che cosa può dirci di questi di questi viaggi, di questi incontri, se può dirci qualche cosa? Io non so se posso dire. Comunque erano dei viaggi che servivano anche per risolvere dei problemi che avevano dei personaggi di Milano. Un viaggio che ho fatto con... I personaggi di Milano, a chi intende riferirsi? E Silvio Berlusconi. Praticamente erano questi problemi? I problemi erano inerenti al fatto che siamo andati a Milano con Enzo Cafari per... Enzo Cafari è quel massone di cui ha già parlato. Ma era più che un massone, era un personaggio legato alla 'Ndrangheta calabrese. Siamo andati a Milano per cercare di, così poi ho capito, cioè in principio no, perché non lo sapevo che Angela andava a Milano. Siamo passati da Roma per prendere Enzo Cafari e poi siamo andati a Milano. A Milano lui si incontrò... Siete sempre in macchina, chiaramente. Sì, sempre in macchina. I nostri viaggi erano sempre in macchina. Vabbè, allora le volte che cambiate mezzo, se avete cambiato mezzo, lo preciserà lei. Non l'abbiamo mai cambiato mezzo. Quindi allora i suoi viaggi sono sempre in macchina. Sempre in macchina. Benissimo. Praticamente passiamo da Roma, prendiamo Enzo Cafari, ci rechiamo a Milano. A Milano si incontrò con dei personaggi di Locri. Che periodo siamo? Sicuramente antecedente al 79, 78, 77, non glielo so dire, 76, seconda metà degli anni 70, tranquillo. Continua. Praticamente ci siamo recati a Milano, lui ha parlato con questi personaggi di Locri. Però io non ho assistito alla parlata, sono rimasto in macchina. Dopo, però, ho visto questi personaggi, dopo lui mi spiegò che erano dei personaggi di cui c'era uno latitante perché aveva fatto un sequestro a Torino. Quindi sono questi di Locri? Sì, questi di Locri. E praticamente al ritorno parlava con Cafari, e si diceva, ho capito che questi personaggi di Locri volevano sequestrare o il figlio di Berlusconi o qualche familiare di Berlusconi. E il Bontade, che a un certo punto diventava autoritario, era una persona molto, molto gentile, cortese, però nel momento giusto arrivava ad essere anche autoritario. Mi ricordo che disse a Cafari che questi di Locri, Siddu, già una volta
avevano avuto a che dire con dei siciliani, mi pare che avevano avuto a che dire con un certo Masino Scaduto, perché che era di dove? Di Bagheria. Di Bagheria. E praticamente dice, ci ha fatto finire più peggio di come ci ha fatto finire Masino. In perché, italiano? Cioè, ce la faccio finire peggio di come ce l'ha fatta finire il Masino Scaduto. Questo è quello che disse in questa situazione. Comunque era molto alterato, perché praticamente non voleva che chiaramente venisse effettuato questo sequestro. E poi ritornammo da Milano, ritornando da Milano ci siamo fermati in un'area a Roma Nord, non mi ricordo, in un'area di servizio, dove ci aspettava, c'era Tanino Fiore e Pippo Calò. Quindi che allora, Tanino Fiore del Baby Luna. Sì, Gaetano Fiore del Baby Luna e Pippo Calò, che allora era universalmente conosciuto come il signor Mario. Signor? Mario. E allora che succede? Cioè, sa qualcosa di questo incontro? Cioè, Tanino Fiore e Pippo Calò oppure no? No, secondo me praticamente... No, il secondo no, me, ecco, se è opinione, sì, sì, non ci interessa. E allora, il discorso è che si appartarono con il signor Mario, alias Pippo Calò, parlarono di più o meno e poi ci siamo andati a Palermo. Per cui non mi ricordo particolarmente, ma io penso che il andò... Il Cafari lo lasciaste o venne... Come? Il Cafari lo lasciaste... No, l'abbiamo lasciato a Roma il Cafari, perché praticamente lui mi pare che gestiva una società, di una cosa di brokeraggio, di assicurazioni a Roma. Ora le chiederò chi è Cafari. Mi interessava invece precisare, all'incontro con le persone di Locri, Cafari partecipa? Sì, sì. Partecipa. Anzi, praticamente... Mi scusi, se le faccio la domanda e mi risponde... sì o no? Sì o no in questo caso, perché andiamo più speditamente. All'incontro tra Stefano Bontate e Tanino Fiore e Pippo Calò, Cafari partecipa? Sì. Pure, quindi sì. Sostanzialmente resta estraneo soltanto lei. Sì. Ho capito. Stava cominciando a dire l'attività di Cafari, ecco, ci vuole descrivere Cafari... meglio chi è Enzo Cafari, che attività lavorativa svolge Cafari... o svolgeva. Sì, Cafari praticamente era un personaggio calabrese legato all'Andrangheta e al massone. Praticamente il Cafari era un personaggio vicino, molto vicino sia a Stefano Bontate che a Giacomino Vitale. E sono andato parecchie volte, ci siamo incontrati con Cafari. Scusi, come flash, Giacomino Vitale chi è? Giacomino Vitale è il cognato di Stefano Bontade, avendone sposato la sorella. Va bene, quindi riprendo il discorso principale. E praticamente Cafari era un personaggio, diciamo, con molte sfaccettature, si occupava anche di politica. Infatti una volta mi presentò un segretario di un ministro, allora mi pare di un ministro dei lavori pubblici, perché avevo dei problemi di iscrizione all'albo. E qui praticamente questo era un personaggio abbastanza inserito in parecchi ambienti, specialmente l'ambiente dell'Andrangheta calabrese. Fu il personaggio che poi ci mandò insieme con Giacomo Vitale, di cui portai saluti a quei due personaggi di Gioia Tauro, titolari della televisione Teletauro, dove siamo andati io e Giacomino Vitale per la questione del colpo di Stato separatista che doveva esserci nel 79. E su cui ritorneremo. Benissimo. Quindi
Su Cafari sa qualcos'altro che serva a lumeggiare Cafari, il so suo che... rapporto di conoscenza? Sì, praticamente Cafari è stato anche arrestato. È stato arrestato in una riunione che ci fu di 'Ndrangheta calabrese, abbastanza famosa, che praticamente era, ci fu questa riunione, in questa riunione c'era anche Cafari. E Cafari fu arrestato e fu ristretto in carcere, e questo fatto gli portò a una non candidatura per una questione di... doveva candidarsi, mi pare, alla Democrazia Cristiana. E siamo in che periodo? Sempre seconda metà degli anni 70. Seconda metà degli anni 70. Quindi come attività del Cafari, le ho sentito dire, attività di broker assicurativo? Sì, assicurativo, ma diciamo che era un paravento, perché lui di tutto... di tutto si occupava, che meno che di attività assicurative. Vabbè, quindi questa diciamo era l'attività paravento. Paravento. Poi invece le sue attività concrete o principali? Ma erano anche allora quelle di appalti, costruzioni, si parlava già allora del famoso porto di Gioia Tauro, lui ci voleva mettere le mani, insomma c'erano... diverse situazioni che lui si occupava, che variegate, anche vi parlava anche di rapporti di questioni di agricoltura, di limoni, di colture del bergamotto. Aveva rapporti con politici? Sì, aveva rapporti con politici calabresi e non. Però onestamente non me li ricordo con chi li aveva questi rapporti. Quindi, ma era abbastanza ben introdotto. Era abbastanza ben introdotto. Anzi, lei molto introdotto. Aveva detto in un passaggio precedente che il Cafari a Roma aveva questa attività assicurativa dove? Non, esattamente, non lo so, però mi pare che era in una zona, mi pare, di Roma, mi pare Parioli. Però onestamente non so dirle esattamente il posto. Comunque lei non c'è andato mai? No, ci sono stato, come no? Ci sono stato una volta con Giacomino Vitale e con Michele Barresi. Michele Barresi è un ginecologo palermitano. Sempre come Flash, perché sì, poi mio amico, ed era gran maestro della Loggia Camea. Della Loggia Camea. Senta, per concludere il suo riferimento a quel colloquio milanese, sì, che ha per oggetto il tentativo di sequestro, sì, di Silvio Berlusconi, sì, o di un suo familiare, sì, o di un suo parente comunque, lui sa mi... qualcos'altro, oppure la sua conoscenza dei fatti guardi... si limita a quello che ha già riferito? Cioè l'unica cosa che so era che il Berlusconi veniva dato come amico dei Pullarà, che non so, gli avevano fatto una grossa cortesia, sia a lui personalmente, perché proprio aveva avuto o lui o un suo parente avevano avuto un problema una volta in un night con dei malavitosi. E loro gli avevano evitato dei fastidi. Loro sono i Pullarà. I Pullarà. Addirittura mi ricordo che, però, per tutto questo, non solo chiaramente per il fatto del night, ma per altri fatti inerenti sempre la tranquillità locale, lo Stefano Bontate mi disse che ci stavano tirando un Raricone, alias lo stavano estirpando. Cioè ci stanno facendo delle grosse estorsioni. A Berlusconi, sì, questi Pullarà. Senta, se è possibile, per cercare di ancorare questo viaggio nel tempo ad un fatto eclatante, ad un, sì, fatto di data certa. Sì. Lei sa quando è stato ucciso il colonnello Russo? Colonnello Russo, che era mio amico, è stato ucciso nel 1976 o 77.
se non mi sbaglio. Quindi è stato ucciso nell'agosto del 78 per la prima, del 77 per la prima. Del 77, esatto. E questo fatto, questo viaggio è anteriore, cioè il colonnello Russo è vivo quando sicuramente posteriore all'uccisione del colonnello Russo, perché se è anteriore al 79 grosso modo, no? Se il colonnello, ecco, ad esempio, anticipando una cosa che lei, non parlate insieme, che lei ha già accennato, ha detto del progetto del 79, no? Sì. È anteriore a questo fatto? Sì, anteriore. Quindi la parentesi, diciamo, cronologica è questa. Sì. A parte, ancora una volta, quello che ha già riferito su questo progetto e su questo rapporto del quale le parla chi? Ecco, ripeta chi le parla di questo rapporto tra Berlusconi e i fratelli Pullarà. Me ne parla Stefano Bontade. Aspetta. Accenda, dica. Si è acceso. Dica. C'è un problema che intendo sottoporre alla sua attenzione e naturalmente all'attenzione dell'ufficio del pubblico ministero. Noi abbiamo seguito attentamente le domande che sono state proposte e abbiamo visto che sono sollevati dei temi, alcuni dei quali ci sono familiari perché abbiamo letto le carte, altri ci sono un po' meno familiari. E finalmente vi sono altri temi sui quali vi sono state delle precisazioni, degli approfondimenti e via dicendo. Ora il Tribunale sa, perché ne abbiamo fatto questione la settimana scorsa, che la difesa è stata messa a conoscenza degli atti progressivamente nel tempo. Ancora ieri pomeriggio è arrivato allo studio un avviso di un'ulteriore attività integrativa svolta il giorno 16, non sappiamo. Non è nostra, avvocato. Non lo so, comunque, insomma, voglio dire, no, continua, mi scusi, non lo sa, non è nostra. Continua ad arrivare. Cioè, non c'entra niente con Sino. Sì, d'accordo. Quindi, con Sino. Sì. Ma è vostra. E allora è vostra. Dico, non c'entra niente con l'oggetto di oggi. Ho capito, prendiamo atto di questa assicurazione del pubblico ministero e come al solito crediamo a quello che ci dice. Però per dire le condizioni nelle quali opera la difesa, a noi è arrivato un avviso di integrazione di attività ieri e non siamo in grado, potevamo venire qui anche con il dubbio che si trattasse di qualche cosa che poteva riguardare l'udienza odierna. Ora, su alcune questioni, noi proprio siamo stati colti di sorpresa questa mattina. È vero che, essendo stato sentito Sino in più riprese, i temi fra di loro si accavallano. E io voglio anche aggiungere questo, che avendo preparato, lavorando giorno e notte, ma inevitabilmente con un qualche affanno, la udienza odierna per assicurare la nostra presenza, può anche darsi che qualche cosa ci sia sfuggito. Ma noi avremmo bisogno di sapere con certezza se i temi sui quali viene esaminato questa mattina Sino siano temi esclusivamente trattati nei verbali che sono stati messi a nostra disposizione, se le domande siano fatte senza alcun riferimento a precedenti dichiarazioni rese da Sino in altri verbali, o se invece Sino su questi temi sia stato già esaminato in altre sedi. Dico questo perché certamente lo abbiamo sostenuto anche noi, chi svolge le domande può anche attingere l'oggetto della domanda da qualsiasi fonte, da giornali, da racconti raccolti e dalla strada, può introdurre qualsiasi tema e poi si sente il testimone imputato di reato connesso quel che ha da dire su quel tema. Ma se sul tema è stato già esaminato e le sue dichiarazioni sono state raccolte in verbale e se la introduzione del tema davanti al tribunale è considerato rilevante, perché altrimenti la domanda non sarebbe stata posta, noi abbiamo diritto a conoscere i verbali nei quali quelle dichiarazioni sono state fatte, conformemente del resto a quanto voi avete stabilito. Ora noi vorremmo, dalla cortesia e dalla cavalleria dell'ufficio, sapere se questi temi sono stati attinti a verbali ulteriori rispetto a quelli che sono stati depositati. Per esempio, tutta questa storia
di Silvio Berlusconi a noi non risultava. Ora, da dove è stata attinta? Se è un'idea che viene in mente al pubblico ministero questa mattina, ne prendiamo atto e vedremo che cosa viene in mente a noi difensori per un controesame. Ma se questo tema in qualche modo è stato già introdotto nelle indagini ed è stato consacrato in verbale, noi avevamo diritto a conoscerlo. Quindi questo è il punto che noi solleviamo. Le conseguenze che poi ne deriverebbero nell'ipotesi in cui tutto questo fosse stato già consacrato in verbali, non c'è bisogno che le illustriamo noi al Tribunale, perché il Tribunale ce le ha già rappresentate in quella perspicua ordinanza che è stata depositata la settimana scorsa. Il pubblico ministero vuol rispondere all'avvocato Coppi, sì, a proposito di questo tema. Sì, Presidente, questo è uno dei, lo dico subito. Su molte cose noi siamo proprio. No, allora preferiremmo, visto che c'è sempre questa spada di Damocle delle molte cose, se la cavalleria e la cortesia del professore Coppi ci indicasse quali sono stati fino a questo momento le molte cose, in modo da poter dare una risposta di carattere unitario e complessivo. Ma per esempio anche tutte le cose iniziali ci sono state, certo, Celestre, sono tutti nomi che in qualche modo vengono fuori nel processo, ma per esempio all'inizio, con quella minuziosità con la quale sono stati chiesti i rapporti con lo prozio, il sottozio, eccetera. Comunque rientra nelle circostanze dedotte proprio questo. Sì, ma questo non vuol dire, Presidente, perché nelle circostanze dedotte si può anche chiedere a Sino se conosce il Papa, Papa vero, non il Papa mafioso. Il problema è di vedere se ne parla oggi per la prima volta, perché alla accusa interessa acquisire questo elemento, o se ne avesse già parlato, perché per esempio se ne avesse già parlato noi avremmo diritto a conoscere quel verbale, perché per esempio potremmo muovere delle contestazioni, potremmo fare delle opposizioni. Questo è il punto. Il fatto che sia nel capitolato interessa fino a comunque il pubblico ministero se in grado. Quindi sono soltanto i due fatti, no, dei rapporti con lo zio Celeste, del quale ad esempio Sino ha già ampiamente parlato nell'interrogatorio dell'1-8 o 97 che avete avuto. Ma anche Piromalli, sono tutte cose. Sì, guardi, si tratta esattamente del rapporto dell'interrogatorio dell'1 agosto del 97. Ma quello è tutto in cui pensato. Parla come? Ma quello è quale? Perché ce ne avete depositate varie versioni con omissioni. Non sono varie versioni, avvocato, si tratta dello stesso interrogatorio che è stato depositato in due occasioni diverse in relazione alla possibilità di fare una discovery completa di tutti gli argomenti. Quindi sono trattati di due depositi. Se lei mette insieme le due cose vede che le pagine si integrano ed il rapporto, l'interrogatorio è tutto qua. Quindi come vede è quasi completo. Per quanto riguarda l'altra questione? Per quanto riguarda l'altra questione, Presidente, ha tirato fuori il nome Berlusconi, il signor Sino, e quindi abbiamo ritenuto ovviamente di chiedergli che cosa sapesse di questo fatto. Comunque non è contenuto nei verbali che sono stati depositati. Nei verbali depositati? No. E allora su questo tema non si può andare avanti. Le circostanze del viaggio ci sono, Presidente, ci sono tutte. Il viaggio con Cafari, il viaggio con Stefano Bontate a Milano, i rapporti che Stefano Bontate aveva a Milano con i mafiosi palermitani ci sono. Comunque ci sono degli omissisi che riguardavano il nome di Berlusconi. Solo sul nome di Berlusconi, perché Berlusconi non aveva. Tutto, perché non aveva. Non aveva motivo di essere oggetto di questo discorso, di questo processo. Nel momento in cui il Sino ha tirato fuori il nome, è chiaro che è meglio. Ma Sino non lo voleva nemmeno tirare fuori. Sino ha tirato fuori, però voi non potevate andare oltre perché era stato omissato il nome di Berlusconi, no, e quindi. Mi scusi, Presidente. Teniamo conto sempre di quella ordinanza. Sì, che sì, 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 che per noi è Vangelo e speriamo la teniamo. Vero. No,
è assolutamente così, poi l'incapacità è degli uomini e io, essendo uomo, sono il più incapace di tutti, ma il problema è che gli elementi sui quali il signor Siino ha risposto sono tutti depositati: il viaggio, i soggetti, l'oggetto, le circostanze varie. Quello che non riguardava questo processo, a nostro avviso, era il nome dell'onorevole Silvio Berlusconi. Nel momento in cui il signor Siino lo ha tirato fuori, credo che fosse utile a tutti dire se lo aveva sentito dire per un motivo o per un altro, argomenti però, che sono stati se era, depositati. Se era utile, lo era anche allora, e quindi, quindi noi ci abbiamo... Avvocato, è utile nel momento in cui un dichiarante fa determinate affermazioni, evitare che, no, come lei vede, ad esempio, interrogatorio sempre dell'1 agosto 97, potete guardare il riassuntivo, pagina 2, si dice il Cafari era un massone e si occupava sì, di politica. Va bene, però no, sull'argomento Berlusconi, se avete intenzione... No, non abbiamo nessuna intenzione. Bisogna depositare i verbali. Presidente, non anche abbiamo... Subito. Presidente, non abbiamo nessuna intenzione, nessun interesse. Facciamo presente che in ossequio a quello che è l'ordinanza che ho definito Vangelo, è depositato nel riassuntivo, immagini quello che c'è nella trascrizione integrale, il Cafari era un massone e si occupava di politica. Giunti a Milano, il Bontate e il Cafari si incontrarono con esponenti della malavita di Locri. Uno di costoro aveva fatto un sequestro di persona a Torino, aveva riportato una grave condanna ed era latitante. E basta. Quindi non si parla di Pullarà, non si parla di Berlusconi. Nel momento in cui dice... Ma lui è... Sì, lui ha fatto il nome di Berlusconi, non sollecitato dal pubblico ministero, però poi... Lei ha chiesto, ha fatto altre domande. Presidente, su questo detto, ho chiesto soltanto come si chiamassero i Pullarà per evitare che fossero. Questo non è inutilizzabile. Questa parte delle domande che lei ha fatto in base a quell'ordinanza che Presidente, ma guardi, che sia inutilizzabile Ignazio e Giovan Battista Pullarà, originari di San Giuseppe Iato, al pubblico ministero non interessa. Senta, perché. Trova nelle sentenze, si quando tratta c'entra di... la questione se interessa o meno al pubblico ministero. Dobbiamo attenerci, come lei dice, all'ordinanza che ha emesso il tribunale. Questo era un argomento omissato e quindi non se ne può fare menzione. Ma presidente, senza volere minimamente revocare in dubbio la bontà dell'ordinanza e di quello che abbiamo detto fino a questo momento, credo che come qualsiasi interpretazione di legge, l'ordinanza debba essere a sua volta oggetto di interpretazione. Cos'è quello che intendo con il termine oggetto di interpretazione? Che se viene fuori da una risposta genuina, spontanea, di un soggetto del dibattimento, un certo elemento nuovo che da un lato non ha nulla di importante a che vedere con il tema di prova del dibattimento che il pubblico ministero o domani saranno i difensori hanno interesse a provare, ma che una volta che è stato introdotto serve poi a chiarire meglio il contenuto di quel discorso, credo che non ci sia nessuna violazione del principio di diritto, nessuna violazione della interpretazione che l'ordinanza ha dato del principio di diritto, serve a tutti noi a capire meglio quando leggiamo i verbali di che cosa si sta parlando. Quindi in questo senso intendo dire che se il signor Siino ora o domani o dopodomani fa un nome
chiedergli chi è questa persona, come si chiama, come nome di battesimo, eccetera, serve soltanto alla comprensione del divenire del dibattimento. Professore, lei non si è limitata a questo. Quindi la interpretazione è chiarissima della nostra ordinanza, non c'è bisogno di fare vari tipi di interpretazione, è chiarissima. Su questo argomento, l'argomento era omissato, quindi il tema di prova non può essere oggetto di esame e neppure di controesame, tranne quando saranno depositati gli atti. E allora la difesa avrà diritto di richiedere nuovamente l'esame di sino sul punto. Questo abbiamo detto nell'ordinanza e lo ripeto. È chiarissimo, Presidente. Assolutamente chiaro. Ci fa piacere allora, di avere questa l'argomento autentica. Berlusconi non è più oggetto di tema di oggi. Presidente, ma non era neppure oggetto di tema. Ma posso parlare anch'io un istante? Vorremmo per di più che ci sia anche dichiarazione di nullità del verbale per la parte riguardante Berlusconi e contorno, Ullarà e quant'altri. Facciamo anche presente questo, che proprio attenendoci all'ordinanza noi ascolteremo domande, temi eccetera, ma tutto quello che non risulta dal verbale, poiché dobbiamo vivere nel tra virgolette sospetto che si possa trattare o di cose nuove integralmente. No, non parli di sospetto, avvocato Coppi, no. Lasciamo stare i sospetti. No, sospetto no. Atteniamoci allora il dubbio, vivremo sempre nel dubbio che quel tema possa essere un tema ricoperto da un missis o meno, e quindi noi dovremmo abusare della pazienza del Tribunale tutte le volte in cui non ci risultano questioni. Lui lo farà presente, la difesa sarà, lo farà presente. Sarà una cosa, sarà è una un cosa, diritto dovere della difesa. Sarà una cosa noiosissima, ma noi tutte le volte in cui ci troveremo di fronte ad una novità chiederemo se è una novità corrispondente ad un missis o no. E allora possiamo continuare? Sì, Presidente. Prego. Mi deve permettere. Su questa richiesta della difesa il Tribunale si riserva di decidere. Prego. Su tutta la cosa. Ma Noi ci riserviamo anche di questo, che quando avremo la copia integrale, lo diciamo adesso per allora, quando avremo la copia integrale dell'udienza, faremo questo lavoro di collage rispetto a quel che c'è e solleveremo la questione poi dell'eventuale nullità delle parti che risultano corrispondenti ad un missis. Se il pubblico ministero è in condizione di rimuovere questi omissis, io non so, e portarli a conoscenza della difesa, non lo so, io non posso sindacare l'attività integrativa. Comunque per chiarire qual è l'animus dell'ufficio del pubblico ministero, intendiamo dire che a noi delle risposte che ha fornito il signor Siino sull'onorevole Berlusconi non ci interessa assolutamente questo, nulla. Non abbiamo capito questo. No, Presidente, sa, è meglio certe volte essere ripetitivi. L'unico tema di prova che ci interessava ribadire e su cui evidentemente riteniamo di avere il diritto di insistere sono i rapporti che Stefano Bontate intesseva con vari soggetti appartenenti all'organizzazione Cosa Nostra ovunque si trovassero in Italia. Quindi di questo discorso ci interessa soltanto che Stefano Bontate si recava a Milano, dove non era uno sconosciuto ma incontrava i fratelli. Ma l'ha già detto Presidente. Possiamo... quindi anche sulla risposta sul problema che ha posto la difesa, l'opinione del pubblico ministero, cioè di dichiarare la nullità eccetera, l'opinione comunque, del pubblico ministero è assolutamente tranquilla. Io invito proprio a il dimostrare... pubblico ministero ad evitare che la difesa ogni volta debba intervenire. Invito il pubblico ministero a rispettare quell'ordinanza, a rispettare però in pieno. Vabbè. E così evitiamo che la difesa intervenga ogni volta e rallentiamo ma il va corso benissimo. Dell'esame. L'intervento della difesa va benissimo, ma a noi fa pure piacere nella misura in cui ci consente di svolgere il dibattimento come è giusto svolgerlo e di evitare quelle cose che inevitabilmente sono successe e potranno continuare a succedere, perché ripeto, siccome non si tratta di testi o di dichiaranti i quali sono dei registratori preincisi, se al dichiarante scappa fuori una parola
evidentemente opportuno chiarirlo o no? È questo il tema che se pongo io. Se una parte omissata, no. Se una parte omissata, no. Perché questa è l'ordinanza che ha fatto il Tribunale. Ho capito. Vabbè. Ma. E allora io approfitto per interrompere per 10 minuti l'udienza. E ci volevano.